Un grande lavoro grazie ai sindaci che credono in questo percorso condiviso. È soddisfatto il presidente dell'ambito territoriale sociale 6, Dimitri Tinti, che ha annunciato i risultati raggiunti e il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 207.000 euro. Il contributo ottenuto sarà strutturale e quindi verrà erogato fino al 2030, una cifra significativa per l'ambito 6 di cui Fano è capofila, che sottolinea gli elevati standard qualitativi dei servizi erogati. Uno di questi è il rapporto tra assistenti sociali e popolazione, che qui si attesta a 1 ogni 4.500 abitanti. Inoltre, dallo scorso gennaio si è passati da 18 a 21 assistenti sociali che si occupano tra l'altro di accogliere e gestire la presa in carico di numerose situazioni vulnerabili. C'è tutto un percorso da fare di accompagnamento, di accoglienza anche dei bisogni delle famiglie nei loro contesti, per poi cercare di appunto accompagnarli verso percorsi di inclusione sociale. Però avere 9 UPS, cioè uffici di promozione sociale su tutto il territorio, a breve avremo anche i 4 PUA, cioè i punti il punto unico d'accesso per l'integrazione sociosanitaria, e questo è davvero un segnale importante, per cui questo riconoscimento ci responsabilizza. Tanto ancora abbiamo da fare, lo faremo insieme, lo faremo anche coinvolgendo sempre di più il terzo settore, i sindacati e tutti i soggetti che si occupano del sociale nel nostro territorio, nel nostro vasto territorio. E lo faremo ancora meglio quando avremo definito il modello organizzativo che sarà più snello, più funzionale e quindi più in grado di sostenere tutte queste politiche virtuose.